Il Castelnuovo bissa il successo in campionato, batte il Pineto 3-1 anche in Coppa Italia e approda ai 32esimi di finale che si giocheranno il prossimo 3 novembre. Seconda sconfitta in 3 giorni per il Pineto, che dopo il pasto falso in campionato cede il pasto anche in Coppa ed esce dalla competizione. Ampio turnover per entrambi i tecnici, che danno spazio anche a chi finora ha giocato meno. A dispetto del risultato finale, il Pineto ad approcciare meglio la contesa sfruttando la vivacità in avanti del giovane Del Mastro e gli inserimenti di un positivo della Quercia. Dopo appena 2 giri di lancette, l'esterno classe 2003 impegna Natali, costringendolo ad alzare sulla traversa. La contesa si sblocca al 12esimo, quando sul tiro cross di Della Quercia Orlando e Natali non si intendono e l'ex di giornata, nel tentativo di salvare la propria porta, beffa il proprio portiere per l'1-0 locale. Il Pineto insiste e dopo 2 minuti, prima Esposito poi Del Mastro, non riescono a trovare il raddoppio, ma l'occasione più ghiotta al 24esimo è quella che capita sui piedi di Cardella, che a botta sicura costringe Orlando al miracolo con l'ex che si immola sulla linea e si fa perdonare, evitando un passivo più pesante. Per la reazione del Castelnuovo bisogna attendere dopo la mezz'ora, quando Pulsoni se ne va per vie centrali e carica il sinistro, ma non è il suo piede, e la conclusione imprecisa termina sul fondo con l'esordiente Montese a controllare. Si fa preferire il Pineto, che chiude in avanti la prima frazione. Allo scoccare del 45esimo Natale si salva come può, prima sul tentativo di Del Mastro e poi sul colpo di testa ravvicinato di Esposito, tenendo in partita i suoi. La ripresa inizia così, come si era chiuso il primo tempo, col Pineto in avanti. Al secondo Pezzotti dalla sinistra mette in mezzo per la testa di Cardella, ma l'impatto con la sfera è impreciso e la palla si impenna oltre la traversa. Passano 2 minuti e Pezzotti si mette in proprio, concludendo a giro dal limite con Natali che si allunga e para a terra. Gol mangiato, gol subito. Il Castelnuovo ne approfitta e nel giro di 3 minuti concretizza il micidiale 1-2 che ribalta la partita. Al 7° Ludovici serve Modugno, che dal limite trova la conclusione perfetta e fredda l'incolpevole Montese. Passano 3 minuti e ancora Ludovici, serve l'assist al bacio per Foglia, che di testa insacca il gol che ribalta la contesa. Corre ai ripari Pomante, che effettua un doppio cambio dentro Minnozzi e Domizzi per Camplone e Del Mastro, e al 17esimo proprio il neoentrato Minnozzi di testa impegna Natale. Al 28esimo la gara si accende e volano scintille in campo a farne le spese Esposito ed Alfieri, che rimediano entrambi il giallo. Alla mezz'ora, occasionissima per Cardella, che dai 25 metri su calcio piazzato centra in pieno il palo interno per la disperazione dei tifosi biancazzurri. Dal possibile 2-2 al 3-1 è un attimo. Sul capovolgimento di fronte, D'Egidio, appena entrato, semina il panico in area biancazzurra e serve Modugno, che insacca sotto l'incrocio per il 3-1 del Castelnuovo, che ipoteca il passaggio del turno. Il Pineto è costretto ad arrendersi per la seconda volta nel giro di 3 giorni. Il Castelnuovo può esultare in attesa di conoscere il prossimo avversario. Ci fa piacere, no? È quello che volevamo, che cercavamo di volere. Avevamo di fronte un avversario forte, però siamo stati bravi sia domenica che oggi. Ho detto ai ragazzi che per me non esiste un titolare in riserva. Mi chiedevano se facevo turnover o meno, ma per me non è turnover, per me è avere fiducia in un gruppo che lavora durante la settimana tutti quanti insieme. E l'allenatore gli deve dare delle possibilità di dimostrare, e oggi è successo questo, e chi è andato in campo mi ha fatto capire che posso contare su tutti quanti. Cioè, praticamente è successo l'opposto di domenica scorsa. Quello che mi fa rabbia è che dopo un primo tempo nel genere non puoi finire in vantaggio solo di un gol. Siamo poco cattivi in fase offensiva, perché oggi abbiamo creato il primo tempo tante palle gol. E poi adesso ti gira male, perché è un'azione del Castelnuovo, hanno trovato subito il pareggio nel secondo tempo, però una squadra come la nostra non può mollare in un momento subito negativo. E dovevamo reagire subito, invece no, poi abbiamo smesso di giocare, perché il primo tempo abbiamo fatto ottime trame di gioco, abbiamo giocato benissimo dal punto di vista tecnico. E poi nel secondo tempo, dopo il pareggio loro, sinceramente abbiamo smesso di giocare, ci siamo un po' tra virgolette spaventati. Ed è venuto fuori il Castelnuovo, anche se il Castelnuovo sinceramente non rispetto a domenica scorsa, oggi non ha fatto chissà tanto, i gol diciamo che ce li siamo fatti da soli, però il rammarico più grande non è che dopo un primo tempo del genere non puoi finire sotto di un gol, cioè in vantaggio di un gol, e praticamente il gol è stato un autogol di Orlando, non è che l'abbiamo messa noi dentro.